La coerenza costa molto e lei è incappato in qualche crisi, una crisi a cui ha fatto riferimento anche nella puntata precedente. Come è stata vissuta? Cosa ha influito di più? Sì, la coerenza costa molto, però dopo dà anche gioia, anzi contemporaneamente dà gioia, soddisfazione. E quando uno si sente veramente chiamato per una missione, e non può non sentire questo anelito di coerenza. E certo, poi, volendo vivere coerentemente, si cerca sempre di approfondire sempre di più la conoscenza, e le scritture, la teologia, oltre che la propria vita spirituale, certo, il proprio incontro col Cristo, giornaliero, quotidiano, momentale, di tutti i momenti anzi, e volendo approfondire questa, la scrittura, la teologia, appunto per essere, per avere sempre un maggiore nutrimento interiore, per avere sempre una maggiore forza, una maggiore carica interiore, si può incappare in certe crisi. Don Antonio, da dove è scaturita principalmente la sua crisi? Ecco, nel vedere, nel constatare la differenza notevole, direi abissale, tra il tipo di chiesa medioevale e anche attuale con il prototipo della chiesa, con il tipo di chiesa apostolico. Lei poi ha trovato delle risposte, e queste risposte le ha trovate qui in ambito locale oppure le sue esperienze sono state più ampie, oltre gli ambiti locali, regionali, nazionali? Io devo confessare che una prima forte crisi la ebbi già nel 75, quando ero parroco proprio di questa zona, Villaggio Arcione, San Silvestro Spiaggia, e appunto non riuscendo a combinare insieme i due tipi di chiesa, il tipo apostolico e quello attuale, mi sentii disperato e feci un passo forse un po' troppo azzardato, ancora ero impreparato, e lasciai la chiesa, già la prima volta nel 75. E poi quindi raggiunsi mio fratello in America, negli Stati Uniti, per dedicarmi a un'attività, per sopravvivere, no? Ma lì sentii talmente struggente la nostalgia del mio sacerdozio, della mia vocazione, perché veramente questa vocazione l'ho vissuta con amore e con sofferenza. E quindi la nostalgia fu tanto forte che sentì il bisogno di tornare insieme alla Chiesa, anche perché non avevo intravisto bene, era ancora giovane, non avevo ancora approfondito gli studi teologici, scritturistici, e quindi non avevo intravisto quale via si dovesse intraprendere per poter arrivare a un vero rinnovamento della Chiesa, del cristianesimo, di tipo di cristianesimo. Allora tornai per poter, credendo che forse mi ero sbagliato, che avevo bisogno ancora di riflettere, di pensare, di studiare, di approfondire, ma dopo 19 anni, 18 anni, ho sentito il bisogno ancora di lasciare, ma non di lasciare per lasciare, di lasciare per ritrovarmi nel vero tipo di chiesa, nel vero tipo di cristianesimo, per poter intraprendere un rinnovamento vero, perché dentro la chiesa in fin dei conti si è sempre condizionati, e poi col battesimo dei bambini non c'è nessuna via, nessun rimedio vero, efficace di rinnovamento. Don Antonio, nel libro I giorni del silenzio, che lei conosce, si parla della vita del seminarista. Quanto influisce il seminario sulla formazione e in particolare anche sulla sua vita, quanto influisce sulla sua crisi? In un modo sostanziale, in un modo forte.
parte, condiziona tutta la tua psiche. Perché? Condiziona tutta la tua vita, perché 14 anni di seminario, 14 anni di quella impostazione, di quel metodo educativo, fatto tutto di paura, di terrore, di incubi, di ossessioni spirituali, psicologiche, quella disciplina ferrea, direi quasi disumana, E come può questo non condizionare la psiche di un uomo per tutta la vita? Quando si entra in seminario a 12 anni si riesce a 25, 26. Non ancora del tutto. Io ancora mi sento, qualche volta mi sento ancora condizionato, io sono ancora preso da paure, da ossessioni, da scrupoli, non ancora riesco completamente a liberarmene, benché, insomma, abbia acquistato ormai una certa mia personalità, delle mie nuove convinzioni, tant'è vero che sono capace di fare questi passi ardimentosi.